Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo a parlare di elezioni regionali, lo facciamo da una prospettiva diversa, da quella dello studio realizzato in via non ufficiale da Abruzzo Innova, che spiega come vengono calcolati e ripartiti i seggi all'interno del Consiglio regionale sulla base chiaramente della legge elettorale in vigore e dei voti validi presi dal sito Eligendo del Ministero dell'Interno. Nei numeri si trovano infatti tutte le risposte anche alle polemiche dei giorni scorsi. Dunque sentiamo un'anticipazione dell'intervista integrale all'amministratore di Abruzzo Innova, Marco Zulli, che andrà in onda dopo il nostro telegiornale nello spazio di approfondimento Zoom In. Sentiamo. Bisognerà aspettare almeno fino a domani, se non fino a venerdì, perché il lavoro della Corte d'Appello dell'Aquila venga ultimato e dunque si proceda alla proclamazione degli eletti nel nuovo Consiglio regionale. Intanto, per capire come vengono assegnati e ripartiti i seggi tra le liste che hanno partecipato alla competizione elettorale vinta dal centrodestra guidato da Marco Marsilio, neopresidente della Giunta, ci viene in soccorso la matematica condensata nella legge elettorale in vigore approvata nel 2013 sotto il governo Gianni Chiodi, quest'anno aggiornata con l'inserimento della doppia preferenza di genere. L'analisi dettagliata con il calcolo dei seggi legge alla mano è stata fatta in via sperimentale e non ufficiale da Abruzzo Innova. Scorrendo il calcolo si hanno tutte le risposte ai dubbi emersi nel dopovoto, soprattutto in merito alla sproporzione fra il risultato del centrosinistra guidato da Legnini e i seggi ottenuti paragonati a quelli del Movimento 5 Stelle guidato da Sara Marcozzi. Un 5 a 7 che però è bene spiegato nel foglio di calcolo. La legge infatti si muove su diversi livelli, mescolando il maggioritario tra i presidenti e per la coalizione vincente e il proporzionale per le liste perdenti. Proprio per questa parte della norma, articolo 17,5 della legge del 2013, che confronta la cifra elettorale di tutta la maggioranza come coalizione e ne determina poi gli eletti con questo DONT, dividendo prima per uno, poi per due, poi per tre in maniera quindi progressiva e dando dei valori numerici. Come possiamo vedere, una coalizione di maggioranza, il valore più basso è 17.000 voti. Questo fa sì che tutti i partiti, che poi vengono presi singolarmente, come abbiamo già detto, i partiti, le liste in questo caso, perché non sono proprio tutti i partiti in realtà, coloro che hanno avuto 14.000, 16.000, quelli sotto questa soglia, a loro non scatterà mai con questo meccanismo di calcolo il consigliere. Nei numeri la risposta anche alla querelle sollevata da Iampieri all'interno di Forza Italia. A meno di clamorose sorprese nella riconta dei voti, servirebbero infatti un numero di preferenze aggiuntive al consigliere aquilano molto elevato per far scattare il seggio nella provincia del capoluogo e comunque a discapito di quello ottenuto nella circoscrizione di Pescara e non in quella di Chieti. I seggi quindi non assegnati residuali vengono messi man mano in questo modo, fino a capienza del totale del monteseggi. Nel caso di specie, Forza Italia, qui Teramo, il primo, il secondo è Chieti, il terzo è Pescara. E anche qui, nella nota discussione di questi giorni, se l'Aquila dovesse in qualche modo nella riconta supererebbe l'ultimo eletto dei tre di Forza Italia, che sarebbe Pescara e non Chieti in realtà. Quindi insomma in realtà non è a rischio, non sarebbe a rischio il seggio di Mauro Febbo, bensì quello di Lorenzo Sospiri, che è stato eletto a Pescara, almeno fino adesso. Secondo il nostro studio sì, il nostro studio è abbastanza asettico da questo punto di vista, secondo il nostro studio è questo. Adesso una notizia di cronaca, un giovane di 29 anni è deceduto nella tarda serata di ieri durante il trasporto in ospedale a Pescara dopo essere stato trovato senza sensi all'interno di un'auto a San Valentino in Abruzzo Citeriore lungo la strada che porta a Scafa. Una volta arrivati sul posto, dopo la chiamata alla sala operativa del 118, i sanitari hanno soccorso il giovane prestandogli le manovre rianimatorie previste dal protocollo, ma nonostante questo il ragazzo è ispirato per un arresto cardiocircolatorio irreversibile. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Letto Manopello per capire le cause del decesso dovuto probabilmente ad un malore. Il magistrato di turno ha comunque disposto l'autopsia e dunque il corpo è a disposizione della magistratura nell'obitorio dell'ospedale di Pescara.
Andiamo avanti adesso con il nostro telegiornale. Dopo le dimissioni di Mauro Angelucci, sono ore decisive per l'elezione del nuovo presidente della Camera di Commercio di Pescara e Chieti. Il vicepresidente Carmine Salce, ribadendo la piena operatività dell'ente, auspica tempi brevi per la fumata bianca. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Si guarda al futuro, è già iniziato il Totonomi Salce, venerdì ci sarà un importante appuntamento tra l'altro per capire quale potrebbero essere gli sbocchi. No, purtroppo abbiamo preso atto delle dimissioni del Presidente che non sono state programmate, sono avvenute in maniera improvvisa. Naturalmente ci dispiace perché noi abbiamo avviato un percorso e in questo momento insomma, abbiamo tante emergenze da risolvere, soprattutto dal punto di vista organizzativo. Devo dire però che noi abbiamo gli organismi costituiti, abbiamo una giunta perfettamente in grado di operare. Abbiamo un vicepresidente vicario che è nel pieno delle proprie funzioni e che svolgerà la funzione di presidente nei prossimi giorni. Io spero che si possa arrivare velocemente alla definizione del nuovo presidente. Noi abbiamo abbastanza chiaro il percorso, non riteniamo che ci possano essere particolari problemi, abbiamo delle risorse importanti all'interno della giunta da poter utilizzare anche nella figura di presidente di questo ente e riteniamo che risolveremo nel più breve tempo possibile il problema. Ma il nuovo presidente sarà espressione della parte di Pescara o della parte di Chieti, della Camera di Commercio? Non è un problema di espressione della parte di Pescara e della parte di Chieti. Noi partiamo da un accordo che vede le associazioni condividere quell'accordo. Noi abbiamo fatto un percorso. Le associazioni che hanno espresso questa governance della Camera di Commercio si risiederanno intorno a un tavolo e troveranno la migliore soluzione. Ed ora ci spostiamo a Teramo, giornata formativa all'Università per gli studenti abruzzesi che partecipano all'ottava edizione del concorso dedicato a Filomena Deli Castelli sulla tematica di genere. L'evento è curato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova in onore di Filomena Deli Castelli, membro dell'Assemblea Costituente e primo sindaco donna d'Abruzzo. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Prende il via con una giornata formativa all'Università di Teramo l'ottava edizione del concorso dedicato alla figura dell'onorevole Filomena Deli Castelli, membro dell'Assemblea Costituente e primo sindaco donna d'Abruzzo. L'evento, ideato dalla Commissione Pari Opportunità di Giulianova in collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune, coinvolge da anni le scuole superiori abruzzesi. Gli studenti che partecipano al concorso devono presentare un video di loro produzione su vari temi di genere. Un premio che è sempre rivolto alle scuole. Ecco, le scuole come reagiscono? Allora, innanzitutto le scuole hanno reagito positivamente perché se consideriamo che 8 anni fa questo concorso è partito, era rivolto soltanto alle scuole del territorio comunale di Giulianova, man mano è andato crescendo fino ad arrivare oggi a Montesilvano. Quindi abbiamo le scuole del comune di Roseto degli Abruzzi, di Atri e di Montesilvano, che poi diciamo è la scuola di Filomena Deli Castelli. Quest'anno il tema proposto agli studenti abruzzesi dalla commissione del concorso Filomena Deli Castelli riguarda il corpo femminile come merce o come valore? Perché proprio questo tema? Ma abbiamo cercato quest'anno, nell'ottava edizione, di intercettare una tematica che fosse sia di attualità, ma ovviamente legata sempre al tema portante del nostro concorso, che è quello appunto della dignità della donna, del rispetto della donna. Abbiamo visto soprattutto con attenzione alle cronache che il fenomeno del bullismo sulla rete e soprattutto del sexting, cioè questa diffusione di immagini a sfondo sessuale, che poi portano ovviamente chi ne è colpito ad avere
situazioni di grande svantaggio, di grande crisi di personalità, incapacità di relazionarsi con gli altri e perdita della propria dignità, essere un fenomeno assolutamente diffuso e purtroppo molto diffuso anche tra i nostri adolescenti, anche tra gli adolescenti delle nostre scuole. E quindi abbiamo ritenuto che questo potesse essere davvero un po' il coronamento di un percorso che abbiamo iniziato, come tutti sanno, 8 anni fa, e quest'anno chiudiamo, sperando che poi possa ovviamente continuare, ponendo proprio il focus sui modi, sulle rappresentazioni del corpo della donna, sia in televisione, in pubblicità, ma soprattutto nell'immaginario collettivo e sociale, che portano spesso gli adolescenti ad avere poca considerazione del valore, dell'importanza, del rispetto, della dignità che il corpo, sia maschile che femminile, ma in particolare quello femminile, nel momento in cui viene violato, rappresenta. D'ora un'altra notizia di cronaca: minaccia di pubblicare foto e video hard in rete di una donna appena conosciuta, ma la polizia lo arresta per estorsione. In manette è finito un 35enne residente nel Pescarese. La donna via chat si è vista minacciare dal ragazzo, che asseriva di aver appena creato, grazie ad un particolare software, foto e video a contenuto pornografico che la ritraevano, chiedendo per non pubblicarle 200 euro. Per rendere più credibile il tutto, lo sconosciuto aveva fatto credere alla donna di far parte di una organizzazione che si occupava proprio di questo tipo di attività. Temendo che il ricattatore fosse veramente in grado di creare i contenuti sopra descritti, la donna si è recata in questura per sporgere denuncia, ha raccontato l'accaduto, precisando che avrebbe incontrato l'uomo in un bar vicino al casello autostradale di Pescara Nord per la consegna dei soldi. Una volta uscita dalla questura, la donna si è recata all'appuntamento, dove sono arrivati anche gli uomini della polizia. Il 35enne dunque è stato fermato dai poliziotti della squadra mobile. Le indagini proseguono per verificare se l'uomo possa essersi reso autore in passato di analoghe condotte fraudolente. Proseguiamo, ci spostiamo all'ospedale di Pescara, tumore della prostata, nuove tecniche per la cura appunto del tumore sono state spiegate questa mattina in una conferenza stampa. Andiamo ad ascoltare insieme il servizio. Qui oggi presentiamo una tecnica che è denominata fusion biopsy, o meglio biopsia di fusione, dove noi riusciamo ad integrare delle immagini di risonanza magnetica con dei dati ecografici e fare delle diagnosi estremamente precise sul tumore della prostata, cioè su quelle aree che con altre metodiche non riusciremmo mai a vedere. Tutto questo ovviamente permette di fare una diagnosi precoce, una diagnosi mirata, selezionare i pazienti per poi avviarli al percorso terapeutico più idoneo per età, caratteristiche, tra cui anche gli interventi in chirurgia robotica che noi eseguiamo ormai da circa un anno qui all'ospedale di Pescara. Dopo i 50 anni sarebbe opportuno per tutti i maschietti sottoporsi a dei controlli periodici per cercare appunto di fare una giusta prevenzione, e queste tecniche sempre più precise permettono ovviamente di scendere sempre più nel dettaglio e quindi fare delle diagnosi sempre più mirate. La parte diagnostica, risonanza e questa particolare biopsia le eseguiamo a Popoli, perché la risonanza è collocata a Popoli, mentre tutta la parte del trattamento, mi riferisco ovviamente al trattamento chirurgico, si fa qui nel reparto di urologia di Pescara. Adesso andiamo avanti, andiamo nella Marsica. Un insegnante di Avezzano ha vinto il ricorso con il quale chiedeva la ricostruzione della propria carriera dopo 15 anni di insegnamento in una scuola paritaria, una sentenza storica per quanto riguarda la regione Abruzzo. Sentiamo il servizio di Christine Santucci. Ad una forse delle prime sentenze di questo genere nella regione Abruzzo,
protagonista un insegnante che ha svolto la sua professione per 15 anni all'interno dell'Istituto Paritario Sacro Cuore di Avezzano e alla quale è stato accettato un ricorso dal giudice del lavoro per la ricostruzione di carriera. Nel momento in cui ha fatto il passaggio di ruolo nella scuola statale, ha chiesto all'amministrazione scolastica il riconoscimento di questi 15 anni ai fini della ricostruzione di carriera, nel senso ha chiesto all'amministrazione scolastica di riconoscergli questi 15 anni in modo tale di avere anche una progressione economica. L'amministrazione scolastica ha rigettato questa richiesta, anche se la normativa che ha introdotto il riconoscimento tra la scuola paritaria e la scuola statale risale già al 2000. Di fatto si tratta di una questione di grande attualità perché i casi sono tanti e l'amministrazione scolastica fa fatica, oppone resistenza al riconoscimento di questa parità che è conclamata di fatto nella legge. Speriamo che queste due sentenze del Tribunale del Lavoro dell'Aquila portino l'amministrazione scolastica a prendere una linea che sia in coerenza con quella che è la legislazione e quindi una linea favorevole a questo riconoscimento senza che ogni volta l'insegnante poi debba instaurare un contenzioso giuridico. Migliorano le condizioni di salute di 6 persone, tutte appartenenti ad un unico nucleo familiare che nella serata di ieri in un'abitazione di via Torino a Pescara avevano accusato sintomi compatibili con una sospetta intossicazione da monossido di carbonio e che poi erano stati trasferiti sempre ieri sera presso il centro iperbarico di Fano. Si tratta di 2 nonni di 69 e 65 anni, papà e mamma di 45 e 41 e 2 bambini. Una bimba di 9 anni e un bimbo di 5. Come ricostruito grazie al racconto proprio dei protagonisti, già nel pomeriggio di ieri avevano iniziato ad avere mal di testa compatibili probabilmente con la presenza di monossido di carbonio provocata da un possibile malfunzionamento di una stufa. Andiamo avanti, torniamo nella Camera di Commercio di Chieti e Pescara. Destinazione Abruzzo per i tour operator e le strutture turistiche, tutti oggi alla Camera di Commercio a Pescara per la definizione dell'offerta turistica abruzzese, giornata organizzata in collaborazione con le DMC Terre del Piacere e con il patrocinio della Regione Abruzzo. Destinazione Abruzzo, questo è il tema della tavola rotonda di questa mattina in Camera di Commercio di Pescara. Di cosa si tratta? Si tratta di un evento che ha la finalità di mettere a confronto dei tour operator, degli operatori nazionali con gli operatori del territorio. E l'obiettivo è quello di intercettare l'esigenza degli operatori della nostra regione di capire, di conoscere qual è la posizione dell'Abruzzo in campo turistico rispetto al contesto nazionale e quali possono essere le azioni necessarie per migliorare la nostra offerta turistica. Quali sono le prospettive? Bisogna impegnarsi tutti, io credo fortemente in un'attività di rete, quindi networking, il sistema deve essere composto da tutti gli attori, da tutti i protagonisti, sia il pubblico che il privato, ognuno deve fare la sua parte, quindi da un lato una promozione più forte, più incisiva, dall'altro anche costruire un'offerta appunto integrata con i servizi, quindi non solo ricettività alberghiera ma servizi sul territorio per rendere l'esperienza del turista positiva e quindi far ripetere questa esperienza. Ci spostiamo a Lanciano, non si conoscono ancora i tempi per la messa in sicurezza e il ripristino del tetto del palazzo del centro storico sgomberato perché lo stesso tetto dello stabile era pericolante. Gli inquilini, 7 in totale, sono rientrati per prendere i propri effetti personali. Sono rientrati in casa i residenti del civico 71 in via Garibaldi a Lanciano per recuperare qualche valigia e qualche borsone con effetti personali e vestiario. Dopo lo sgombero di venerdì scorso, l'amministrazione comunale ha riaperto il portone per circa un'ora in mattinata. Gli ospiti degli alloggi comunali e i titolari d'appartamento hanno avuto il tempo di rientrare nelle proprie dimore e prendere il necessario
per stare fuori casa qualche settimana. Non si conoscono al momento i tempi e i modi per mettere in sicurezza il tetto del palazzo storico di proprietà comunale che ha subito un cedimento a causa delle lesioni di due travi in legno. Una scoperta fatta per caso da una ditta che stava lavorando nel palazzo di fronte e che ha segnalato il problema. Disponibile a fare eseguire i lavori, si dice anche il titolare dell'appartamento al primo piano, Massimo Valentini, che ha incaricato un perito di parte, confidando in un preventivo di spesa complessiva non superiore ai 30-40 mila euro. Dopo un primo incontro con l'amministrazione comunale, ne è stato fissato un altro per la settimana prossima, per fare il punto della situazione e decidere il piano degli interventi. Al termine dell'ora di rientro, gli operai del comune hanno richiuso il portone del palazzo evacuato con una catena e un nuovo lucchetto. Il primo, infatti, era stato divelto nella notte da ignoti. Siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando di Serie B e di Pescara. Seduta pomeridiana per il Delfino nell'ambito di una settimana corta dopo il posticipo di due giorni fa a Crotone. Infatti i biancazzurri torneranno in campo già sabato per il match contro il Fanalino di Coda Padova. Da verificare la possibilità di recupero di Del Grosso, sempre alle prese coi fastidi alla caviglia. Il suo recupero sarà tanto più importante alla luce della squalifica di Balzano, che diffidato è stato ammonito nella gara dello Scida a Crotone. A distanza di due mesi e mezzo ha ritrovato un posto da titolare Luca Crecco. Ascoltiamolo. Secondo tempo avete avuto grandi spazi per colpire per la terza volta, segnare il terzo gol, sei stato anche tu protagonista di un'azione, ti sei involato verso Cordaz, quel tiro destinato all'angolino, Cordaz ci ha messo il piede. Sì, peccato che ci sia arrivato stanchissimo perché ho dato tutto, potevo arrivarci meglio, però comunque ripeto, la squadra ha fatto una gran partita, qua non è facile venire a vincere a Crotone. Comunque chi sta in panchina entra, risponde sempre bene, quindi comunque non è facile entrare dalla panchina a partita in corso, magari chi non gioca da tanto, però comunque siamo una squadra, come hai detto tu, un buon gruppo, perché chi risponde dalla panchina entra sempre bene e non svogliato, quindi questo conta tanto. Però Luca Crecco, è innegabile che in questa stagione si aspettava di poter giocare di più, di avere qualche possibilità in più per scendere in campo titolare dal primo minuto. No, è vero, mi aspettavo anch'io di giocare di più, però comunque il calcio è così, c'è un mister che fa le scelte, purtroppo non si può fare altrimenti. Non hai mai pensato a gennaio di andar via? No, non ho pensato, perché comunque ho fatto un progetto qui a Pescara, sto bene qui, so che c'è stima da parte del mister e della società, quindi sapevo che il mio momento sarebbe arrivato e spero di sfruttarlo al massimo. La Calabria ti porta bene, la Calabria ha segnato un gol a Cosenza, questa sera si è andato vicino a segnare un gol con il Crotone, ora però c'è la gara con il Padova, una gara tutt'altro che semplice. No, sicuramente non è una gara semplice, perché loro stanno lottando per restare nel campionato di Serie B, quindi non sarà facile, come comunque d'altronde non è nessuna partita facile in Serie B, quindi faremo del tutto per portare a casa i tre punti. Fa ancora rabbia quella partita giocata all'andata a Leganeo, fino al 90esimo il Pescara conduceva per 2-0, poi 5 minuti di blackout e 2 gol del Padova. È vero, sì, fa male, perché prendere gol in tre minuti non è mai piacevole. Abbiamo abbassato un po' la concentrazione, abbiamo peccato, purtroppo abbiamo preso quei due gol, però ci rifaremo, speriamo, sabato. Adesso invece scendiamo in Serie C per parlare del Teramo. Arrivato qualche settimana fa all'esterno mancino del Diavolo, Gennaro Armeno è sempre sceso in campo dal primo minuto nonostante mesi di inattività. Per l'ex ischitano si tratta di un ritorno alla corte di Maurizi, che lo ha avuto già nell'esperienza campana e a Reggio Calabria. Sentiamo. Il gruppo mi ha accolto molto bene. Ringrazio anche il gruppo, che comunque non è stato facile per me dopo 6 mesi stando fuori lista a Novara. Sono arrivato qua dove dopo 4 giorni ho fatto la prima partita ufficiale, quindi per me mi hanno accolto bene e sono contento. Sono arrivato a un momento un po' particolare dove avevamo 3 partite importanti e mi ha fatto fare tutte e 3 partite. Peccato poi il risultato di Fano e il risultato che
potevamo prendere 3 punti contro una buona squadra come il Monza, però penso che contro il Monza abbiamo dimostrato un ottimo spirito e questo è quello che ci mancava a Fano. Ho fatto anche la mezzala, Celli lo conosco perché ho giocato rappresentativo insieme quando eravamo più piccoli, un ottimo giocatore. Per un giocatore secondo me è importante avere la competizione, aiuta il gruppo, aiuta il singolo giocatore, questo è importante. Sono contento che un compagno come Celli che ci può dare una grossa mano. Problemi, ripeto, forse sono stati, c'è stata poca rabbia, poca cattiveria. Penso che da Monza abbiamo dimostrato che noi possiamo fare di più. Però poi l'abbiamo preso il senso. Sì, è vero, e quindi magari abbiamo dato il 98%, bisogna dare il 101%, dobbiamo essere più attenti, più ingazzati. Per noi sono tutte le gare difficili, sono tutte finali. Pensiamo in Ravenna, pensiamo che dobbiamo andare là, dobbiamo fare punti, giocare bene, con la stessa cattiveria che abbiamo fatto con il Monza, con più attenzione e cercare di portare a casa i 3 punti. Ancora calcio, ma un passettino indietro di categoria in Serie D. Nonostante l'impegno di Coppa Italia del prossimo 27 di febbraio, il Giulianova giocherà regolarmente domenica il match di campionato sul campo del Sant'Arcangelo. Il presidente Luciano Bartolini parla dell'attuale fase della stagione della squadra e si mostra fiducioso sia per la salvezza in campionato sia per la qualificazione alla finale di Coppa. Sentiamo Andrea Costantini. Noi abbiamo ritrovato quel gioco, quella sicurezza con Napolano in mezzo al campo che avevamo perso da diverse partite. I ragazzi insomma, hanno capito che la nostra è una squadra che se la può battere contro tutti. Abbiamo superato un momento di difficoltà dovuto agli infortuni. Stiamo recuperando Romano Tozzi Borsoi perché il tendine d'Achille non dà più fastidio, però adesso è la sua condizione fisica è precaria perché si è dovuto fermare, quindi diverse settimane non si è allenato. E quando insomma, riavremo Romano nella migliore condizione, da domenica prossima riavremo anche Fazzini, sono sicuro che il Giulianova ricomincerà a fare quella serie di vittorie che aveva fatto nel girone di andata in questo periodo e metterà in cascina quei punti per la salvezza che penso ce li meritiamo, perché la squadra ha dimostrato di battersela contro tutti, sempre contando poi che arriverà il 27 febbraio e quella sera regaleremo sicuramente a Giulianova una serata di grande calcio. Vogliamo andare in finale, ci stiamo preparando per quella partita, però adesso teniamo sempre sott'occhio questi scontri diretti e li dobbiamo vincere. Ma noi abbiamo affrontato la maggior parte delle squadre che stanno nella parte alta della classifica, ci manca solamente il Pineto e il Notaresco e il Cesena nelle ultime 2 giornate di campionato, quindi le altre le abbiamo affrontate tutte. Nel girone di andata avevamo 2 punti in più, quindi Giulianova era considerata la rivelazione del campionato, adesso non penso che sia diventata una squadra che non può salvarsi. Bisogna sempre essere coerenti, bisogna essere oggettivi nelle valutazioni e io vi dico che l'unica differenza l'ha fatta la non vittoria con l'Agnonese in casa, dove siamo rimasti in 10, e se avessimo vinto quella partita oggi avremmo 2 punti in più, avremmo 2 posizioni in più in classifica, saremmo a 6 punti dai play-out, quindi è la posizione che noi abbiamo avuto sempre. Però io dico che insomma, questa squadra ne verrà fuori sicuramente, ha degli ottimi giocatori, dei grandi uomini e oltre a questo vogliamo regalare insomma, all'Abruzzo e insomma, a Giulianova la finale di Coppa Italia Nazionale che è un traguardo storico. È davvero tutto per quanto riguarda la prima edizione del nostro telegiornale che torna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete trovate i nostri servizi on demand sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Vi ricordo anche alle ore 15 circa l'appuntamento con Zoom in cui vedremo l'intervista integrale a Marco Zulli, amministratore di Abruzzo Innova, che spiega il meccanismo di calcolo nella ripartizione dei seggi per il Consiglio regionale. Grazie, davvero tutto, buona giornata.